onestamente abbiamo fatto sempre delle buone gare, dopo non siamo riusciti a portare a casa dei punti, ma penso che una brutta partita fino adesso non l'abbiamo fatta. Magari non super, magari il risultato non ci dava ragione, però insomma partite brutte io per adesso non ne ho viste. Io sono anche sufficientemente obiettivo su queste cose qua. Poi oggi secondo me abbiamo fatto anche poi meno bene di altre cose su alcune situazioni, ma è normale, c'erano 4 giocatori nuovi, c'era tanta gente, più di qualcuno che non giocava da tempo, quindi va bene così. Ma i nuovi hanno portato quello che vi avevo detto. Io purtroppo ho l'abitudine di non raccontare delle frotte, a volte dico troppe verità per sto cazzo del mondo qua. E ho detto che questi dovevano portare questo e questo hanno portato, al di là poi della prestazione singola. Ho portato solidità, professionalità, esperienza, normale. E chiaramente se trovi qualcuno che ha la capacità di tirare il gruppo, tanti corrono dietro, normale. A ragionare o a discutere sugli errori, ma abbiamo cercato di mettere delle pezze, perché una partita di calcio è fatta di tantissimi piccoli eventi che si susseguono uno dopo l'altro in maniera velocissima e non c'è tempo di ragionare, bisogna sempre resettare ogni azione. E oggi secondo me siamo stati bravi in questo, nonostante qualche errore, secondo me abbiamo fatto più errori oggi di un paio di partite fa. Tanto per dirvi e continuare su quello che si diceva. Però oggi siamo stati bravi a non star lì a pensarci. Vi ha rimesso la palla lì, ci siamo rimessi a giocare e questa secondo me è una cosa molto importante. Guarda, io dico spesso una cosa, siccome nella mia vita prima di riuscire a fare l'allenatore professionista, non avendo fatto il calciatore, ho raspato, la paura non è quella di non avere i giocatori, di perdere una partita, queste cose qua, le paure sono altre, non questa, non c'è paura, questo è uno sport, al di là che ci si debba tenere, siamo professionisti, non esiste paura, non avevo paura quando perdevamo sempre, adesso che abbiamo vinto va che mi metta paura adesso, che senso ha? Abbiamo sempre lavorato in maniera logica, nonostante la situazione, e penso che adesso raccoglieremo i giusti frutti con calma e con pazienza, senza montarsi la testa. Non vedo niente di nuovo, abbiamo solo fatto un lavoro logico, niente di più. Se vogliamo trovare gli alibi non abbiamo capito niente di come funziona. Non è un alibi assolutamente. Vai a vedere i cross fatti, le occasioni da gol avute, fai una differenza fra occasioni da gol avute e occasioni da gol concesse, poi la devi buttare dentro, perché il giochino è tutto lì. Non è che si sta a scoprire l'acqua calda, qua. Quindi potevo avere delle alternative diverse, potevo avere la possibilità di fare qualche scelta diversa. Non c'è stata, ma posso solo rimproverare di non essere partiti forti come avrei voluto e posso solo rimproverare di non averla buttata dentro, perché per il resto che gli devo dire più di tanto? Cioè, credo che comunque da certi punti di vista hai creato tanto, hai fatto una discreta partita dal gol, dal rigore subito in poi, perché fino al rigore mi sembrava una partita al trotterello e non mi piaceva, sinceramente. Dopo è stata un po' più garibaldina, un po' più vogliosa, siamo riusciti. Mi facevano il conto dei cross effettuati, abbiamo fatto quasi 30 cross, non tutti andati a buon fine, poi dopo, ripeto, se tu hai 10 occasioni da gol, i nostri avversari ne hanno 5, e non vinci la partita, addirittura la perdi, dobbiamo solo guardare in casa nostra sapendo che devi migliorare questi aspetti qui.